Però bisogna dire che il governo aveva 3 giorni. La situazione delle banche è nota da più, perlomeno diciamo, da diverso tempo. Da un anno. Sì, esatto, anni. Da più di un anno. Almeno un anno. Almeno un anno, più di un anno. Cioè si è deciso di intervenire all'ultimo. Perché? Perché? Perché si è permesso, scusate, a quelle banche che ovviamente chi si rivolgeva a quelle banche non lo faceva più perché erano banche a rischio e quindi la voragine che c'era si è ancora più ingrandita in questo periodo. Perché secondo lei? Perché lo mandare al governo? Io ho la risposta. È una domanda io che ho devo la fare. Risposta. Sì, ma secondo lei perché? Perché si è voluto fare il regalo a qualcuno, no, questo no, lo voi no, dite. No, è una domanda senza un retropensiero. È una domanda che perlomeno però sottolinea l'inefficienza e la totale lontananza del governo dal problema. Seconda cosa, non si può trattare queste persone che avete fatto ascoltare come degli speculatori che volevano guadagnarci comprando azioni di una banca. Non era così, erano dei risparmiatori, dove la persona che scusa, di cui ma quando si è successo questa cosa qua? Ho fatto tutti, capisco che ma chi è che li ha chiamati speculatori? Scusate, no, ma infatti non sto dicendo finire per favore il discorso. Capisco che siete un nervo scoperto, però non è che hai fatto il tuo nome. Posso fare un ragionamento senza te? Chi è che ha chiamato speculatori? Non mi neanche fatto finire la frase. Dicevo, non si possono trattare come degli speculatori che vanno per guadagnarci il più possibile. Sono persone che si fidavano della persona che trovavano davanti allo sportello e che gli dicevano, invece di metterli nel conto corrente, mettili qua, è la stessa cosa. Anzi, ma guardi, ci guadagni lo 0,1, lo 0,2, lo 0,3 in più, lo fai per mettere via soldi per la tua famiglia. Arriva e adesso se qualcuno dica, queste persone non devono essere risarcite, perché questi sono degli azionisti, non sono degli obbligazionisti. È una vergogna, perché altrimenti queste persone dovrebbero tutelarle prima e deve essere il pubblico, la Banca d'Italia a dargli la trasparenza e la garanzia e fargli sapere quello che stavano firmando. Allora, prima non che si può dare la responsabilità prima che